Buongiorno a tutti, siamo già in viaggio questa mattina e abbiamo dormito qui a 20-25 km da Essaouira perché stamattina avevamo già preventivato di andarla a visitare, poi dobbiamo fare delle commissioni come le schede internet e tutto quanto. E abbiamo dormito bene in una forestina a ridosso delle dune. Abbiamo trovato un posto veramente bello, spettacolare. Sì. Niente, adesso siamo in viaggio, facciamo la nostra giornata in città, ma quello che più ci preme vedere è il centro storico, ovviamente, la Medina e la parte vera di quella che è Essaouira. Non si può non visitare perché è patrimonio dell'UNESCO e siamo qui assolutamente. È una cittadina che vive di pesca, ma proprio vive di pesca, non ha industrie, vive di pesca. Ed è uno dei porti più famosi del Marocco, perché c'è la possibilità, non vi anticipo nulla perché vi toglierei un po' la curiosità, però come ha detto la Moira ne vale veramente la pena. Ci siamo levati dalle balle le grandi città che sono caotiche, incasinate e via dicendo, e adesso vediamo un attimo, però abbiamo un po' di cose da fare, giusto? Sì. Adesso faremo prima un po' di cose, nel senso che dobbiamo assolutamente giga per internet, ragazzi. Stiamo avendo problemi con internet perché qui costa, ragazzi, un giga un euro, per farvi giusto un esempio, e vanno via come il pane, perché ovviamente carichiamo video, facciamo qua, facciamo là, e quindi dobbiamo assolutamente fare la linea internet, prendere dei giga e poi caricare l'acqua, perché come abbiamo detto anche nei video precedenti, se in Spagna, se in Europa, bene o male, c'era acqua ovunque, rubinetti ovunque, qui si fa fatica, nel senso che si trovano dei rubinetti per strada, ma l'acqua scende praticamente un filino, e non riusciamo a caricare le taniche. Adesso vediamo, la Moira ha trovato un benzinaio, dove c'è scritto anche che c'è il carico dell'acqua, vediamo un attimo, dai, comunque siamo fiduciosi che troveremo un parcheggio adeguato per vedere questa città portuale. One hour later. Allora, abbiamo già fatto la parte delle schede delle SIM nella INWI, quindi ognuno ha la sua scheda con 20 euro 44 giga, e ora ci siamo fermati qui presso il distributore Afriquia, non so se lo vedete, dove abbiamo chiesto all'autolavaggio se potevamo ricaricare l'acqua e ci ha fatto ricaricare appunto i nostri serbatoi. Poi ci siamo fermati qui sempre nel parcheggio del distributore perché siamo andati a prendere un caffè, diciamo, nell'area. C'è proprio un bar tipo una stazione di servizio, e niente, abbiamo preso due espresso e udite, due espresso 30 dirham, ovvero 3 euro. Allora, qui veramente ti mangiano addosso, se capiscono che sei un turista o che cosa, ti mangiano pure le braghe. Te se inculano, regà! E c'era addirittura lì, nell'area di servizio, c'erano dolci, c'erano i tagine pronti per poi mangiare a mezzogiorno. Il tagine aveva il prezzo 4,50 euro. Capite bene che un tagine 4,50 euro e due caffè, 4,50 euro, che sono 45 dirham, e due caffè invece 3 euro 30 dirham, c'è qualcosa che non va. Infatti il listino del caffè non c'era fuori, no? E non si capisce bene, secondo me se va lì un marocchino non paga un caffè 1,50 euro, 15 dirham. In questo momento io non riesco, non ho la forza neanche di reagire, no? Infatti Francesco mi dice continuamente: ma che cos'hai? Sei lenta, no? Mi vede lenta rispetto a quello che è la città, a quello che sono queste persone. È vero, io le osservo, probabilmente ho ancora il ritmo degli spagnoli dentro, non lo so, ma poi io sono anch'io così pacata. Questi girano troppo veloce e nel loro girare veloce ti inculano, la tua testa fa così. Sapete i cartoni animati con le farfalline intorno alla testa? Io mi sento così. Ogni volta che faccio qualcosa dico: ma inculato, mi vuole inculare, ma inculato. Cioè, non lo so.
Ragazzi, qui affrontiamo sempre il solito discorso. Questi devono magnà. Devono magnà. E... 2 anni che non vedono turisti. Quando succedono ste cose, hai solo due possibilità. Hai solo due possibilità. O andartene o fare come fanno loro. Essere rapidi, brillanti e veloci come loro. Loro devono magnà. Perché devono magnà, raga. Ma non mangiano normale però questi qua. No, devono mangiare. C'hanno... Allora, aspetta, io da un lato... Adesso ci fermiamo. C'è quel benzina qua di fianco. Okay. Io li capisco e vi dico la verità. Okay. Farei così anche io, ragazzi. No, c'è poco da fare. C'è poco da fare. Questi non vivono alla giornata. Di più. Se vi ricordate, nel primo video vi abbiamo detto che qui è un po' come Napoli, ma all'ennesima potenza. Cosa vuol dire Napoli all'ennesima potenza? Che se si arrangiano a Napoli, figuratevi qua, ragazzi, ma figuratevi qua. Con tutto ciò che, ripeto, questi sono 2 anni che non vedono turisti, perché questi turisti adesso cominciano a vederli. Posti come questo qua, dove non espongono i prezzi, e questo l'abbiamo detto anche nel video la volta scorsa, chiedete sempre. Noi purtroppo le persone come noi e come voi che guardate questo video ragioniamo sul fatto che un caffè a Milano lo pago 1,50 euro. No, io non la ragiono su questo. No, io la ragiono così, perché non chiedi il prezzo, no, di un caffè, ma raga. Non lo chiedo perché, non perché so cosa costa a Milano e cosa penso che potrebbe costare qui, perché lo faccio sulla cosa dell'onestà e sui loro stipendi. Ma non è questo, sono disonesti, è inutile, ma sono disonesti. Ma non è che sono disonesti, sì, questi disonesti. Vivono, Moira, no, vivono di espedienti. No. Sono disonesti. No, vivono di espedienti. Disonesti. Vivono nel modo di dire: io oggi devo portare la pagnotta a casa. No, tu vuoi inculare il prossimo. No, non è vero, non è vero. Perché adesso io ti faccio un esempio. Posso anche lasciare una recensione a questo qua. Metto una stella. Ma se cosa gliene frega? E gli dico: a questo non gliene frega niente. Perché tanto il turista scemo, 1-1-2, il turista scemo che si ferma e pia un caffè, lo paga 1,50 euro, lo trova sempre. Perché? Perché questa, e Essaouira, come magari tutte le città turistiche, questi, come ho detto all'inizio, vivono di pesca. Ma di fianco alla pesca c'è il turismo. Questi vivono di turismo. Voi dovete immaginare che chi viene qui come turista è un bel pezzo di carne, bello pieno di grasso, e questi sono piranha. Il piranha non sta tanto a vedere questo, quello, su e giù. Il piranha magna e cerca di mangiare tutto quello che c'è. E qui la stessa cosa. Tu ancora devi entrare nel centro storico di Essaouira, quindi devi ancora cominciare a fare il turista, e t'hanno già inculato 3 euro per 2 caffè. Ora, cosa vuol dire? Che quando nel primo video abbiamo detto: ora ci servirà un tempo tecnico per imparare questo nuovo paese, questo nuovo popolo, questa nuova vita, perché ragazzi, parliamoci chiaro, in Europa è tutto molto più semplice muoversi, comprare, fare, disfare, perché bene o male tutti perché quanti... non è fumoso, è tutto no, chiaro. Tutti, cercano di essere molto più corretti, ci sono molte più regole, però ragazzi abbiamo anche sempre detto che queste regole a noi vanno strette, perché per la vita che vogliamo fare noi, l'Europa sta chiudendo sempre di più il cerchio. Quindi dobbiamo semplicemente imparare a vivere in modo diverso, perché come abbiamo sempre detto, se il turista che ha 2 settimane di ferie viene qua e spende 5.000 euro in 2 settimane, non gliene frega un cazzo, perché poi dopo 2 settimane torna a casa e lavora altri 11 mesi e mezzo per recuperare questi 5.000 euro. Per noi non funziona così. Quindi ogni soldo che buttiamo via sono soldi buttati via. E quindi dovremo imparare: dove non c'è il prezzo, chiedi how much, 1 coffee, 2 coffee, how much, quanto costa, glielo chiedi prima però, in modo che se ma ti che chiedi, vi taccia però, che vi taccia, dovremmo imparare a farlo, perché se questo ti dice a priori un caffè te lo faccio pagare 1,50 euro, tu cosa fai? Dici au revoir e te ne vai. E... cioè... però ripeto, adesso ragazzi è stato un caso, perché vogliamo oggi non fare turisti, però vogliamo vedere questa cittadina. Parliamo di una stazione di servizio dove bene o male è tutto chiaro, cioè non stiamo parlando del chioschetto che vende lungo la strada, che anche lì abbiamo detto non fermiamoci, perché se già ci hanno fregato lì, ci hanno fregato là, ci hanno fregato là, andiamo al Carrefour dove i prezzi sono esposti e vada via ciao. No? Però alcune recensioni del Carrefour abbiamo anche letto che i prezzi quando arrivi alla cassa cambiano. No, però tu lì puoi prendere il prodotto e lasciarlo, qui invece l'hai consumato. Quindi non puoi dirgli non cioè, te li do. Dobbiamo capire come rapportarci, perché dicevo Francesco, io veramente mi sento sballottata, mi sento come presa a sberle di qua e di là, bom bom bom, è una roba fresca, capito? Siamo appena arrivati e quindi devi farci il caldo. Normale, dai, normale. Comunque, diamo una lavata a Pacchi e Pacchino, perché sono in condizioni pietose.
e poi dopo ci spostiamo nel centro e vediamo se riusciamo a vedere questa cittadina di Essaouira. A few moments later. Allora ragazzi, stiamo cercando di trovare parcheggio. Siamo, come vedete, qui nel parcheggio vicino alla Medina. E c'è il tipo qua, il parcheggiatore, che ci ha dato un biglietto. Adesso vediamo di parcheggiare. Sono un po' di turisti comunque, tanto, visto che c'è un bel po' di gente. Allora, parcheggiare abbiamo parcheggiato. Momento importante per noi, perché è la prima volta, eh? Però devo dire la verità, qui non sono... Mi sento abbastanza sicuro, perché comunque ci sono parcheggiatori, cioè comunque vada e... Se entri è perché già hai passato dei checkpoint di loro, no? Quindi ti hanno visto... Cioè, no? Ci sentiamo abbastanza sicuri, diciamo. Adesso ovviamente, solito discorso, tirano via la roba che può attirare l'attenzione. Qui i vetri scuri la fanno da padrone, per quello è importante avere i vetri scuri, ragazzi. Io sto valutando di farli anche davanti, per alcuni paesi è legale, però noi, come dico sempre, siamo turisti, a noi turisti non ci dicono mai niente, perché il fatto di non poter vedere dentro è tanta roba. E niente, abbiamo parcheggiato, adesso la Moira ha caricato la camera, la GH5, e ci facciamo un giro in Essaouira, ragazzi. Allora, primo consiglio, c'è un po' di vento, portatevi sempre dietro i passaporti, però attenzione, non portatevi i passaporti originali, ma una fotocopia, perché metti caso che, non so, ti ferma anche la gendarmeria, la polizia per un controllo, almeno vi fate vedere qualcosa. Non vi portate gli originali, perché se li perdete o se ve li rubano, dopo è un problema. Stanno mangiando. Le gatte arrivano a mangiare, sì. Posso chiudere la macchina e partiamo. Thank you.
dimenticato della Medina, un po' sporco ma a pelo lungo, che bello che sei, Pulciotto, che bello che sei. Questo è un negozietto dove hanno tutto l'argan, vi faccio vedere qui, guardate come lo diventa proprio una crema. La signora lo impasta lì con le mani e poi lo mettono, lo fanno in quei panetti e fanno questa crema. Allora, questo signore vende cozze e vongole che sono a bagno in un bidoncino, si può dire un bidoncino, e niente, tu chiedi quello che vuoi, lui tira su una palettata di frutti di mare, cose strane, varie spezie. Andiamo di qua, Francesco? Andiamo di qua? Allora, qui vende proprio tutte le spezie, non macinate peraltro, proprio qui vedete altri frutti di mare, ma io non ce la posso fare, però io non ce la faccio. No, non lo mangio il pesce, fra, non lo mangio il pesce, te lo dico. Ah, vedi, questa bancarella qui ce l'ha già, si vede, bello fresco, tutto quanto, ma alcuni ce l'hanno per terra, proprio, invece questo lo tiene bene, proprio una bella bancarella. Allora, lì vedete varie, una bancarella dove vende Viagra per uomo, che non so che spezia sia denominata Viagra per uomo, comunque, tè verde, tè nero, questa vende anche lei spezie, si trova molto spesso la menta fresca proprio per fare questi tè, lì c'è un'altra bancarella con le spezie, questa, anche questa vende spezie. Vedete? Questa spezia che non so cosa sia è per la cura dei denti, la curcuma, paprika, misto per pesci, misto per couscous, una bella bancarella anche questa. Non trovo Francesco, secondo me si è fatto tirare dentro in qualche negozio perché non lo vedo proprio. Eccolo qua. Cos'è, amo? Si fa il pepe, guarda, vieni a vedere. Sì, to. Macina. La mattina. Roca. Macina il pepe, macina. Lo butta qua dentro. Yes. E poi il macchinario glielo macina. Roca. Lì cucinano il tagine. Qui fidati che si mangia addio qua. Sì. Qua secondo me si mangia addio. Tu devi andare a mangiare. Io quando facevo il camionista mi dicevano sempre i migliori posti dove si ferma il camionista. Oppure dove si ferma il locale. E qui era pieno di marocchini. Guarda che bello, sta lavorando con... sta lavorando i fili. Marocco? Sì. Marzuga? Un poco? Sì, Merzuga. Ah, di Merzuga. Ah, sei di Merzuga. Sì, vieni, prendimi cosa vendere qui. Sì. Ah, conosci la Colombati? No. Vieni a vedere, vieni. Un traio. Allora, avremmo potuto proseguire per ore all'interno della Medina, però vista una bancarella, viste tutte, insomma, quella dell'argan, quella che fa i succhi freschi, tanta roba. Però noi vogliamo camminare, vogliamo vedere altro, quindi ci interessano di più gli edifici, no? Le particolarità che ha proprio nelle sue costruzioni la Medina, piuttosto che vedere le bancarelle o i negozietti, ci sta, del mercato, ma vista una, vista tutte. Quindi proseguiamo, vediamo le particolarità degli edifici da un'altra angolazione.
questi sono proprio i loro veri abiti tradizionali, non so nemmeno se siano in vendita, forse sì, sono ovviamente usati, però tanta storia c'è in quegli abiti. Oh, siamo fermati qua in un ristorante proprio qui al porto, dove scegli il pesce che vuoi e lui te lo cucina. Lasciamo scegliere la moglie. Allora facciamo sì un misto di gamberi. Se c'hai calamari, vediamo. Sì, lo trovi. Calamari fritti li fai? Tutti alla braccia. Tutti alla braccia. Ah, alla braccia, ok. Calamari, ci muscardini. Sì, basta che siano tenero, forse il calamaro è un po' più duro. Meglio alla brace che cosa? Il polipo e calamari? Polpo, sì. Muscardini. Sì. E la Moira non la, sul cibo non la freghi, eh. Infatti ho detto, scegli tu dove mangiare, che tanto per me è lei stessa. 35? Sì. Sì. Con due persone, con la salata e la berry, la cucina. Ok, troppo bene. Se tutto compreso. Due orate invece di questo, questi niente, io pure orata, questi niente spina, ragazzi. Okay. Mangiate dopo, tu magari. Va bene. Ok, ok, perfetto. Se vuoi dorare, non problema. Vedete, tu hai scelto il pesce, lui te l'ha pesato, ci ha già detto il prezzo, 350 dirham, che sono circa 34 euro, in due, calcola 15-16 euro a testa. Ci sta anche, tutto pesce, un bel po' di roba, è 1,7 kg, 1,6 kg di pesce. E niente, ci siamo seduti qui, ci ha fatto scegliere il pesce che volevamo, io ho scelto qualche gambero, qualche calamaretto, e il pesce San Pietro perché ha detto che ha meno spine, ci fa i filetti, poi ci porta delle verdure, dell'insalata, e ci ha detto già quello che pagavamo. È incredibile che parlano tutti italiano, incredibile. Sì. Questi sanno una cifra di lingue. Ora assaporiamo il pesce, vediamo Francesco perché lui non è molto di pesce, quindi devo capire. L'idea iniziale era quella di visitare il porto e mangiare lì al porto, però che andremo dopo a vedere perché un giro ce lo facciamo. Però vi dico la verità, prima ci siamo passati al volo, c'era un odore allucinante, ovviamente il porto, puliscono il pesce al momento. E quindi ho detto a lei, cerca un posto qui, tanto comunque è roba che arriva dal porto, è roba fresca, te la cucino nel momento, vediamo. Buono. Non devi mettere né sale né spezie. Perché... Sì, è già pronto. Tutto buono, ragazzi, tutto buono. Abbiamo interrotto poi la registrazione perché, raga, a parte che avevamo fame, ma poi eravamo al tavolo con altra gente, non era a caso. Sura Moira, com'è? Abbiamo mangiato molto bene, è giusto, assolutamente. Tutta roba fresca. 35 euro, ragazzi, in due, che vuoi di più? Poi sicuramente al mercato, lì dove stiamo andando, sicuramente al mercato spendevi di meno perché lì compravi direttamente il pesce dal pescatore e te lo facevi cucinare. Però ripeto, adesso ci facciamo un giro, c'era un odore allucinante, ma proprio allucinante. Buono, sono soddisfatto. Adesso facciamo un giro per il mercato del pesce e poi vediamo cosa fare. We'll be right back.
ragazzi, che esperienza, che spettacolo. Siamo stracontenti, strastanchi, perché non sembra, ma cammini è stancante, ma poi va bene, dai. Il video penso che vi sia piaciuto, a noi è piaciuto tantissimo, le immagini e tutto. Comunque vada, comportano delle riprese da fare, fermati, guarda, però tantissima roba. Abbiamo potuto esprimere quello che era il nostro lavoro, sì, in questo video, no? Perché il soggetto c'era. C'era, il soggetto c'era. Ovvio, ragazzi, fermarsi una settimana su una duna è una cosa, girare tutti i giorni e vedere posti diversi tutti i giorni è tutt'altra cosa, ma questo l'avevamo detto, che sì, in Marocco sarebbe stata una roba molto più, un po' più brillante, diciamo. E comunque tantissima roba, caos, quello sì, però ci sta, una volta ogni tanto lo vedete, noi non siamo molto, molto da città, paese, robe varie, però qui ne valeva veramente la pena. E una delle cose molto interessanti è che il parcheggio mi ha pagato 40 centesimi, quindi 40, 4 dirham, quindi 40 centesimi di euro, sì, pochissimo. Ore, eh? Sì, siamo entrati alle 11 e mezza, ora sono le 4, quindi sono 4 ore e mezza praticamente dentro le porte della Medina. Sì, 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 parcheggiate, quindi... praticamente, io poi nella mappa eventualmente ve lo indico, a parte che è semplicissimo, il parcheggio vicino al porto, quindi non potete sbagliare. Siamo stanchi, come ho detto prima, quindi adesso, vabbè, Carrefour, facciamo un minimo di spesa, perché qui da Essaouira adesso parte un tracciato che vedrete poi nel prossimo video, che ci porta giù a Agadir, che si può dire l'ultima grande città del Marocco, perché poi comincia il Sahara occidentale. Io direi, ragazzi, che il video lo possiamo anche chiudere qui, spero vi sia piaciuto e grazie veramente del fatto che ci seguite, ragazzi, perché senza di voi ovviamente noi non potremmo fare queste cose. Un abbraccio dal Frank, ciao, grazie a tutti, dalla Shura Moira, le gattacce dormono, ci vediamo al prossimo video, ciao.